Mamma mia, brucia tutto in pochi secondi. Un vero e proprio inferno di fuoco a San Cataldo, dove due incendi di vaste proporzioni hanno interessato la marina. I roghi sono divampati intorno alle 13 a ridosso dagli stabilimenti balneari e di alcune case limitrofe. Poi le fiamme hanno raggiunto anche la Pineta, la zona Campoverde e Villaggio Adriatico. Sul posto molte squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile, l'ARIF, la polizia locale e i volontari. In azione anche Canadair per cercare di domare le fiamme che si sono velocemente propagate, alimentando dal vento. Presenti anche due autobotti provenienti da Francavilla e da Taranto. Le fiamme hanno distrutto alberi, macchia mediterranea e canneti. Le vetture parcheggiate sul litorale sono state intaccate dal rogo. Danni anche ad alcune abitazioni. I residenti sono subito stati invitati ad abbandonare gli edifici dopo aver disattivato l'erogazione della corrente elettrica e del gas e chiuso porte e finestre. Vista la gravità della situazione, è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. La Croce Rossa ha allestito un presidio sanitario a San Cataldo per prestare assistenza sia ai residenti sia ai soccorritori. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto il rientro immediato in turno di tutto il personale e il raddoppio dei turni. E noi dobbiamo bloccare questo col lato nord. Un incendio è scoppiato anche in città in via Vecchia San Filippo in Lama, a ridosso della chiesa San Filippo Smaldone. Le fiamme si sono propagate velocemente, arrivando fino al poligono, bruciando completamente la campagna vicina. I residenti che abitano nella zona limitrofa alla chiesa sono usciti con sacchi d'acqua per cercare di spegnere il fuoco. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco.